Cassa integrazione per cessazione per 12 mesi in favore dei 75 dipendenti della TR Group di Colonnella, dichiarata fallita a novembre. E questo è il risultato dell'incontro avvenuto presso il tavolo regionale fatto alla presenza dell'assessore al lavoro quaresimale, dei sindacati, dei curatori fallimentari, dell'ANPAL Servizi e Confindustria. Accordo che verrà sottoscritto ufficialmente il prossimo 7 luglio al tavolo ministeriale che si svolgerà in remoto. Un'azione fondamentale per supportare i lavoratori dal punto di vista della verifica delle competenze e dell'eventuale riqualificazione. Un tempo che ci deve consentire di impegnarci tutti, cioè tutte le persone che si stanno occupando della TR a tutti i livelli, trovare delle soluzioni. In questo momento il problema più, come dire, impellente è quello di dipanare il problema della curatela, tra le proprietà, diciamo, e l'attuale curatela che invece è proprietaria delle maestranze e degli impianti. Questo tempo ci deve consentire innanzitutto di trovare degli interessati, degli investitori che possano fare delle manifestazioni di interesse per far sì che questo problema intanto possa essere stralciato dall'attuale procedimento e quindi non attendere dicembre per aver sciolto il problema, affrontarlo immediatamente e trovare concretamente soluzioni. Non solo per le 75 famiglie, 75 lavoratori che sono ancora assunti dall'ATR, ma soprattutto per quel territorio, un territorio che insiste nell'area di crisi complessa, per il quale noi abbiamo sempre sostenuto che bisogna fare delle politiche industriali serie per poterlo far ripartire, soprattutto in considerazione del fatto che siamo in attesa di finanziamenti europei attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrebbero essere un'occasione veramente unica per tutti noi. Benvenga la cassa integrazione per 12 mesi, ma bisogna trovare una soluzione per il futuro dell'azienda. Sì, effettivamente il nodo è tutto qui. Abbiamo una problematica in quel territorio, in particolare l'ATR, non si comprende come un'azienda del genere in un comparto in forte espansione ci sia una speculazione, soprattutto non si trovano le condizioni affinché si possa salvaguardare un sito professionale e soprattutto 80 posti di lavoro. È indispensabile un'azione congiunta affinché si possa trovare delle condizioni di un investitore che possa fare impresa a differenza del passato.